Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi video skincare e in particolar modo facciamo un automassaggio che faccio molto spesso e che abbino a un prodotto di cui vi ho parlato ormai mesi fa e che adoro, che è il Trouble Skin Serum di Wooden Spoon. Quindi vi lascio al video, spero vi piaccia e vi faccia un po' di compagnia e buona visione. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, io non so se adesso girerò l'introduzione oppure mi vedete così cessantibus e struccata, ma tanto non importa il trucco perché oggi parliamo di skincare e in particolar modo di un video che mi avete chiesto in tante e allora ve l'ho girato perché praticamente voi sapete che io effettuo regolarmente l'automassaggio su di me e in passato vi ho anche girato dei video sull'argomento. Ma in particolar modo ho scoperto un prodotto che io adoro, che associo all'automassaggio, e due prodotti di Swan che associo a questo prodotto quando la pelle è particolarmente impura. Allora, sto parlando di un siero di cui vi ho già parlato, che è un siero in olio, ed è il Trouble Skin di Wooden Spoon. È un olio concentrato, un olio siero, che non solo è un trattamento notte pazzesco, ma veramente pazzesco perché è un riequilibrante per eccellenza. È a base di tamanu e marula. Ed è praticamente un riparatore concentrato che contrasta e riequilibra tutti gli estremi di pelle, quindi dalla pelle acneica alla pelle estremamente secca. È tra l'altro un antinfiammatorio naturale, immunostimolante e rigenerante il tessuto cutaneo. Una bomba. Ma io invece che usarlo come trattamento notte, lo utilizzo anche come automassaggio. Quindi vi faccio vedere qualche manovra dell'automassaggio che effettuo su di me, che è una fusion tra un linfo, un massaggio relax e qualcosa di detox. Lo vediamo insieme. Poi vi dico a cosa lo abbino. Questo siero, come sapete, lo trovate sul sito di Gaia Cosmetici. Io ho un codice sconto che sono la prima che lo utilizza, come sapete, non ci guardate, ve l'ho già fatto questo discorso, quindi non ve lo rifaccio ogni volta. Comunque, insomma, ho un codice sconto per voi che vi lascio scritto nell'info box. Più o meno questa è la quantità che utilizzo. Scaldo il prodotto. Scusate, i cani muovono le luci. Scaldo il prodotto sulle mani, non ha un buon profumo, ovviamente, non vuole avere un buon profumo, ma potete aggiungere una goccia di olio essenziale, una, non di più. Andiamo ad applicarlo. Ovviamente questo è il quantitativo più un automassaggio che dura abbastanza, perché non si deve assorbire. Se volete fare solo qualche manovra, potete applicarne anche meno. Scaldate bene il prodotto tra le mani. Tra l'altro è un prodotto studiato specificatamente per viso e occhi, quindi potete utilizzarlo per l'automassaggio anche nel perioculare. Ok, ogni manovra vi consiglio di ripeterla 3 volte, nella massaggistica applicata 3 volte è il numero in cui di solito si ripetono le manovre. E partiamo con un po' di digitopressione estetica e poi andiamo con un po' di lissage. Ok, tacquo. Effetto una leggera pressione, piccoli movimenti circolari, allungo, premo. Io vi faccio per comodità le manovre una sola volta, mi raccomando, voi ripetetele anche 3 volte. Quindi da un lato e dall'altro. Allungo e scarico. Quando facciamo un massaggio anti-age, collo e contorni siamo verso l'alto, quando siamo in drainage o in soft drainage verso il basso. Tre pressioni e giro. Andiamo a lavorare in scarico verso l'esterno.
Premo e scendo. Microscollamenti, quindi partiamo dal mento. Andiamo a stimolare il tessuto connettivo, delicatamente anche nel perioculare. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ora, io utilizzo invece che un olio normale, un olio siero come questo per fare l'automassaggio, proprio perché mi performa molto di più. E in secondo luogo trovo che questo sia un olio siero portentoso, veramente, praticamente per qualsiasi cosa, nel senso dall'acne fino alla pelle estremamente secca, le rughe, le pelli infiammate, eccetera. E in più poi ci potete associare la vostra routine. Voi sapete che io amo la linea Hydra Rest, ma adesso vi farò in questi giorni anche un video sull'automassaggio tonificante. E lì invece vedremo l'automassaggio con l'olio siero della linea Anti-Age che vi avevo già mostrato tempo fa. Ok, voilà. Mi raccomando, io ho ripetuto le manovre una volta, voi ripetete le tre e potete, io ve l'ho fatto abbastanza lungo, potete anche essere più corte. Con che frequenza si fa l'automassaggio? Me l'avete chiesto tantissime volte. Dipende da quanta voglia e da quanto tempo avete. L'ideale sarebbe una volta al giorno, magari la sera. Se non riuscite, almeno 2 o 3 volte la settimana, mettetevici. Poi io vi consiglio, se avete una pelle come la mia, di alternare l'automassaggio più drenante linfo a quello tonificante che vedremo a breve con l'altro siero. Vi dicevo, scelgo questo per l'automassaggio perché mi performa di più che un olio normale. È proprio un siero in olio fondamentalmente. E lo utilizzo anche, si può utilizzare come trattamento serale o nei periodi in cui ne avete bisogno, proprio a mo' di crema notte. In questo momento, come vedete, ho diverse imperfezioni, ho la pelle un po' problematica, quindi cosa faccio? A questo siero io ho associato 2 prodotti di Ardes che non avevo mai provato ma che mi sono piaciuti molto, che andrebbero bene sempre per una pelle mista o impura, o nel mio caso che è una pelle mista e sensibile, in questo periodo però particolarmente sporca. Sono molto adatti e utilizzo il gel detergente pelli impure, che è proprio un purificante seboequilibrante della linea Tesori di Liguria, perché Ardes fa queste linee con proprio il principio attivo base è estratto è proveniente dalla regione che dà il nome alla linea. E infatti questo è a base di limone delle Cinque Terre e salvia di Albenga. Limone e salvia, come sapete, sono disinfettanti, schiarenti, purificanti, equilibranti. Il gel detergente ha una consistenza molto delicata, molto leggera, mentre il profumo è fresco ma non particolarmente agrumato. Secondo me si sente parecchio anche la salvia al suo interno. E poi utilizzo la crema, che è una crema 24 ore, è una crema opacizzante, ecco perché vi dico che io la utilizzo, è una 24 ore, ma io la utilizzo di giorno perché poi la sera vado a mettere questo. Nelle sere in cui faccio l'automassaggio, io vado a letto così, cioè qui al di sopra io vado a mettere il contorno occhi e vado a letto. Se invece volete fare l'automassaggio un po' più veloce, potete applicare il siroolio su pelle inumidita dal tonico o dall'acqua termale, ad esempio. Questa invece ha una texture ovviamente abbastanza bella leggera, insomma. Vedete, è fatta così in vasetto. La fragranza è praticamente identica a quella del gel detergente, si assorbe ovviamente molto rapidamente, trovo che sia un'ottima base trucco, ma non è di quelle creme per pelli grasse, astringenti, che sono troppo asciutte. Quindi, secondo me, va molto bene anche come purificante, opacizzante per una pelle mista, non solo per una pelle grassa. Anche questa è la linea ovviamente di Ardes Tesori di Liguria e abbiamo al suo interno sempre limone delle Cinque Terre e salvia di Albenga. Quindi sono i 2 prodotti della stessa linea che vanno un po' ad opacizzare ed equilibrare e lavorano da Dio in sinergia con il Trouble Skin, che potete comunque utilizzare come tipo di olio siero in qualsiasi routine. Della stessa marca, quindi Wooden Spoon, c'è anche l'olio siero Anti-Age, di cui avevo parlato mesi fa ormai. Quello lo utilizzeremo, invece lo vedremo per l'automassaggio un pochettino più anti-età.
Io spero di esservi stata utile, un video magari diverso dal solito per aiutarvi a far performare il più possibile i prodotti e a utilizzare una manualità un pochettino più strutturata che vi aiuta proprio a mantenere stimolato il tessuto connettivo, ad eliminare le tossine sottopelle e a stimolare appunto il tessuto. Mi raccomando, non effettuate mai l'automassaggio su una pelle acneica o con buboni molto infiammati. Perché quella che è la stimolazione e l'automassaggio vanno a scaldare molto la pelle e possono infiammarla. Per tutto il resto delle pelli è assolutamente manna, manna dal cielo. Credetemi. Va bene, io vi mando un bacione, trovate nell'info box nel caso vi piacesse e volete provare i prodotti, il link al sito e il codice sconto se vi interessa. Ovviamente non è necessario questo prodotto per riprodurre l'automassaggio. Io vi ho voluto far vedere un prodotto che uso e che mi piace tanto, di cui vi avevo già parlato e che ho scoperto essere fighissimo per fare l'automassaggio. Un bacione e al prossimo video!